Primo vero esame di maturità per la Nico Pontebugianese che mercoledì pomeriggio affronterà Ariano Erpino, la sorpresa di questa prima parte di stagione. La formazione della provincia di Avellino si trova al quinto posto della classifica con un record di 5 vittorie e 3 sconfitte, l'ultima di queste rimediata nel weekend in casa ad opera della cestistica Spezzina. Stessi punti ma con una partita e uno stop in più per le rosanero di coach Andreoli che arrivano a questo appuntamento dopo il netto successo di sabato contro Livorno. Il match di recupero è in programma in Val di Nievole al Palapertini a partire dalle ore 18. La vincente di questa sfida metterà una bella ipoteca sulla salvezza diretta con qualcosa in più di un pensiero verso i playoff. Ariano Erpino è la squadra che secondo me al momento sta facendo la stagione migliore tra tutte quelle, diciamo, che sono dall'ottavo posto in su, sono quelle che stanno giocando con più energia, con più atletismo di tutte le altre. Hanno Valentina Fabri che è 2 metri, l'ho allenata l'anno scorso e lei sposta gli equilibri difensivi in questa categoria. Hanno 2 brave giocatrici come Orchi e Zanetti che stanno facendo un ottimo campionato. Sicuramente sarà una partita divertente, di grande corsa in teoria. Poi la pratica come oggi, noi abbiamo corso, abbiamo tirato, però abbiamo fatto 55 punti. In teoria sarà una partita ad alto ritmo, vediamo mercoledì. Sicuramente dobbiamo cercare di restare dentro la nostra identità, come abbiamo visto negli ultimi 2 quarti in Faenza e oggi, un'identità sorridente, positiva, che ha voglia di correre e di tirare. Chiederò di stare attenti a livello difensivo, al controllo dei rimbalzi e di aprire il campo con le lunghe per attaccare le loro Valentina, che dentro l'area sarebbe fastidioso per tutti.